Barletta protagonista nella prima giornata della Borsa Internazionale del Turismo di Milano. La città della disfida ha messo in vetrina non solo il suo fiore all'occhiello, il leggendario combattimento tra 13 cavalieri italiani e altrettanti francesi avvenuto nel 1503, ma i tanti attrattori culturali che la rendono meta turistica tutto l'anno. Lo sottolinea l'assessore al turismo Giuseppe Gammarota nel corso dell'incontro di presentazione a stampa e visitatori. La disfida di Barletta noi è praticamente un contenitore, perché oltre all'evento che ricorre ogni anno, quest'anno è dall'1 al 10 settembre, all'interno di questo contenitore ci sono una serie di eventi, che si sviluppano in un incredibile numero di attrattori che noi abbiamo a Barletta. Basti pensare al Castello o al Teatro Curci o a Palazzo della Marra, oggi Casa De Nittis, a Eraclio, alle chiese, al centro storico e a tutti i locali che ci abitano, che vi lavorano. Non solo, in questa occasione alla BIT non abbiamo presentato solo gli eventi della disfida e gli eventi che si faranno a Barletta, abbiamo detto quello che abbiamo intenzione di fare nell'arco dell'anno, ma abbiamo presentato anche due prodotti per noi importanti. Sono uno è la seconda edizione della Carta dei Lidi balneari che abbiamo realizzato, e l'altra è una brochure, un'altra carta dei Bed and Breakfast di Barletta. Città di mare e di storia, con una venatura marcata di cultura e arte. Tutto questo ambisce ad essere Barletta anche con la sua rinnovata capacità ricettiva, rafforzata dal lavoro dell'associazione che riunisce i Bed and Breakfast. Abbiamo creato questa associazione che appunto prende il nome di Associazione Barletta Ricettiva e abbiamo creato ora questa brochure dove vengono elencati i vari servizi che ci sono in città e poi anche le varie strutture, in modo tale da dare una facilitazione a chi arriva a Barletta e poter trovare tutti accorpati tutti quanti insieme tutti i vari bed and breakfast e poter scegliere in base a quelle che sono le proprie esigenze, magari vicino al mare oppure nel centro storico o in campagna, dove poter alloggiare. Con la disfida, i suoi attrattori culturali e le bellezze architettoniche come il castello, Barletta arricchisce anche il territorio della Puglia imperiale. È un concentrato incredibile di storia, monumenti di grandissima importanza, cioè ci sono dei magneti nel giro di pochi chilometri che connotano la nostra area dal mare di Barletta, la costa di Barletta, Trani, Margherita di Savoia, Bisceglie, andando nell'entroterra, nelle città di Andria, di Corato, di Ruvo, di Canosa, di Puglia, che è veramente uno straordinario concentrato